your face to document your fall from grace, and then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Buonasera a tutti, benvenuti in onda da Luca Telese e da Luisella Iceberg Costa Magna. E allora, con gli occhi puntati ovviamente sulla Norvegia e su quanto sta accadendo di grave a Oslo, stasera però parliamo di politica di casa nostra. Da un lato ci sono le rassicurazioni formali, il governo andrà avanti, il voto su Papa non avrà ripercussioni, dall'altro lato ci sono le domande: che intenzioni ha Maroni, PDL e Lega, riusciranno a ricompattarsi o la rottura nella maggioranza è inevitabile? E non è più tranquillo il fronte dell'opposizione e del Partito Democratico in particolare, con le accuse sul salvataggio di Tedesco, la questione morale esplosa con la vicenda Penati e la costante spina nel fianco dei cosiddetti rottamatori, riuniti proprio in questi giorni in campeggio, niente meno in provincia di Reggio Emilia, da dove collegato con noi questa sera Giuseppe Civati. Perché niente Civati, meno, Luisella? Perché in campeggio mi colpisce questa cosa. Ah, niente meno in campeggio, non Reggio Emilia. Del campeggio dopo ce lo spiegherà, che è consigliere anche regionale lombardo. Civati, le chiedo subito una cosa: ma Matteo Renzi è lì con voi o no? Perché vi davano già per separati. Ma Matteo Renzi ha lanciato una nuova edizione della Leoporda per questo autunno e ci troveremo là, credo. Ah, quindi però lì in campeggio non ci sta. Campeggio no, Leopolda sì. No. Allora, invece è collegato con noi da Ponte di Legno, ma non in campeggio, Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord. Buonasera anche a lei. Qui in studio abbiamo invece Francesco Pionati, segretario nazionale dell'Alleanza di Centro e portavoce di Popolo e Territorio, il nome nuovo dei cosiddetti responsabili. Allora, partiamo subito da una mini storia della Lega, del nostro David Parenzo, una storia cominciata con Bossi e che però ora sembra proseguire con Maroni, guardate. Figli del grande popolo del Nord, approvando questa Costituzione, noi intendiamo metterla a fondamento del diritto inalienabile della Padania all'indipendenza. Chi è che ci ha trombato il referendum sulla devolution? I nostri alleati, amici, non sono stati le sinistre. Ma vergognatevi, conigli, andate a Terà. Andate a Terà, conigli, 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 conigli. Onorevole Borghezio, concluda. Parola di libertà. E se la secessione stesse avvenendo dentro la Lega? Con il voto di mercoledì che ha deciso l'arresto di Papa, si è aperta l'era del Carroccio 2. È in atto un ritorno alle origini del movimento fondato da Umberto Bossi? E lui, il padre padrone, è ancora il grande timoniere di un partito balcanizzato tra maroniani e cerchio magico bossiano? Il tempo passa per tutti, sono lontani i momenti in cui l'Umberto tuonava contro Roma. In cui un gruppo di indipendentisti davano l'assalto al campanile di San Marco, in cui Bossi passeggiava con la mitica canottiera nella Villa del Cavaliere. Fate le vacanze tranquilli, e ci saranno momenti un po' duri. In cui il professor Miglio sognava la guerra civile in Sicilia. Ora il senatore fa un cameo nel film del Barbarossa. Questa è la nostra risposta. Siete impazzito. Avete fatto un passo di troppo, console. Al suo fianco ha sempre Rosi Mauro. Viva la Padania! Viva Umberto Bossi! E l'immancabile Trota. Padania! Padania libera. Lui ha sempre un gran feeling con la base. Il rito del dio Po ha ancora un significato profondo per i Lombard. Però dall'ultima pontida qualcosa è cambiato. E il voto sull'onorevole Papa ha forse dato lo strappo definitivo dentro il Carroccio. Bossi assente non ha partecipato alla votazione. Maroni, seduto tra i banchi come un deputato qualunque, a votare per l'arresto di un collega di coalizione. E ora
chi glielo spiega a Silvio Berlusconi. Fantastico, allora, Salvini, Luisella. Sì, perché si sogna con questi film, sono dei film che facciamo. Al bel servizio davvero di David Parenzo voglio aggiungere le parole, come sempre moderate, ma certi leghisti non si scandalizzano per i toni, dell'onorevole del Popolo della Libertà Straquadagno, che in queste ore ha detto: Bossi l'hanno messo nel pantheon della Lega, tumulato. Maroni invece ha pugnalato il governo, e come Bruto, lui è il killer di Papa e anche di Bossi. Appunto, al di là dei toni, la sostanza è questa? No, ma io quando leggo di queste cose rido, nel senso che ho letto di tutto. La Lega è quella di Bossi, di Maroni, di Giorgetti, di Zaia, di Cota, di Tosi. Piacerebbe che ci fossero diverse leghe, no, è una. Sul voto di Papa l'aveva detto Bossi, l'ha ribadito Maroni, l'hanno votato i nostri parlamentari in aula. Metà. Quello che metà facciamo dice il solito, Bionati. Diciamo e viceversa. Il problema non è tanto in casa Lega, che ha i suoi difetti, per carità di Dio, sbagliamo, abbia sbagliato, sbaglieremo, siamo esseri umani. Però sulla questione morale, Tedesco del PD e Papa del PDL, Penati del PD e Prosperini del PDL, Pronzato del PD e Milanese del PDL. Ora, ripeto, la Lega avrà tanti difetti, però non è un problema di casa nostra, fortunatamente. Evidentemente selezioniamo un po' meglio chi mandiamo nei comuni, nelle regioni e in Parlamento, e il parlamentare non deve essere, soprattutto in questo momento, diverso, superiore, inferiore a nessun altro, all'imbianchino, al tramviere o al taxista. Vabbè, è stato quindi della se Lega, c'è l'istituto dell'arresto preventivo, se c'è l'istituto dell'arresto preventivo, di cui possiamo discutere quanto sia giusto mettere in galera uno prima del processo, di quanto sia etico e di quanto sia morale. Infatti. Con un certo tipo di magistratura, di questo discutiamo assolutamente. Detto questo, visto che è un momento in cui qualche politico si ritiene più in alto, più importante, più bello e più tutelato di altri, noi come Lega ci abbiamo tenuto a dire che siamo tutti sulla stessa barca. Noi come Lega, evidentemente, il PDL coerentemente ha votato in maniera diversa e il PD vota a seconda delle convenienze, contro alla Camera, a favore al Senato, e quello è un problema loro. Detto questo, penso che Bossi e Maroni, leggendo i giornali oggi e guardando i servizi televisivi, se la ridano della grossa. Senta, Salvini, sa che io apprezzo la sua chiarezza, la sua franchezza, anche brutalità in alcuni casi, ma chi la guarda in televisione dice che quest'uomo è autentico. Allora le chiedo, da giornalista, due suoi colleghi mi hanno fatto due racconti diversi. Il primo mi ha detto: sai com'è andato il colloquio con Berlusconi? Maroni faceva il cattivo, Bossi faceva il buono, appena sono usciti fuori mi hanno raccontato che si sono dati la mano e Bossi ha detto: che cosa facciamo il giorno del voto di Papa. Invece un altro dirigente, le assicuro che sono tutte e due di alto livello, non violo l'off record, mi ha detto: vedi, nel 1993 noi eravamo qui e Bossi era qui, mentre invece oggi Bossi è qui e noi siamo poco sotto. Cioè non siamo dei ragazzini a cui si può comandare la linea indicandoli che cosa fare. Allora, secondo lei, chi di questi due mi ha detto la verità? O meglio, esiste o no il conflitto? Ma guardi, la Lega è nata grazie a Umberto Bossi e siamo qua questo venerdì sera di fine luglio a provare a parlare di riforme di federalismo grazie a Umberto Bossi, che magari fisicamente ha passato qualche anno, ma politicamente e mentalmente è assolutamente anche più avanti rispetto a qualche anno fa. Detto questo, quindi, Bossi non si discuteva, non si discute. Sì. Io sono entrato in Lega per Umberto Bossi, non per altri. Detto questo, fortunatamente, a differenza di altri, probabilmente vedo il titolo, non è una politica per giovani. La Lega da 4 legislature al gruppo parlamentare più giovane in assoluto, fortunatamente a livello di comuni, di regioni, di Parlamento, sono cresciute tante persone che qualche anno fa avevano 20, 30, 40 anni. Quindi ha più ragione. Io penso che un ministro degli interni come Roberto Maroni non ci sia da nessun'altra parte. Ah, ecco, dobbiamo andare in pubblicità, dopo coinvolgiamo anche gli altri ospiti, e non solo di Maroni e secessione nella Lega, parliamo ma di quanto la Lega è vicina davvero ancora al PDL, tra poco. That's just the way it goes. That's just the way it goes.
Allora, bentornati in onda, subito un aggiornamento delle notizie che arrivano dalla Norvegia, da Oslo, con la sparatoria e l'attentato nel cuore della capitale. La polizia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen e di rafforzare i controlli alle frontiere. Non abbiamo ancora aggiornamenti. Una notizia clamorosa, Luisella, non è una cosa di tutti i giorni. Dei morti che erano arrivati quantificati a 25, però si parla di cadaveri sulle spiagge, insomma, una situazione che continueremo ad aggiornare. Qual è il paragone, una strage di queste dimensioni? Forse l'11 settembre. Quando come dimensione nei college, diversa, no, sparavano. Cioè, sì, sì, ma Vopar ha denominato il centro del meeting, sì. Però noi dobbiamo necessariamente tornare con le notizie, che sembra un poca cosa ora di fronte a queste altre che arrivano dalla Norvegia, di casa nostra, la politica. Qual è la versione di Pionati? C'è una frattura nella Lega, lei ha detto Maroni ha avviato in realtà la marcia di allontanamento dal PDL. Le due opzioni del collega da giornalista stimatissimo Telese sono entrambe vere. C'è nella Lega, c'è un gioco delle parti, secondo me, ma c'è anche ovviamente una successione a Bossi che deve concretizzarsi in tempi rapidi e per la quale Maroni è sicuramente avvantaggiato. Hai detto tre cose in due minuti e fanno arrabbiare Salvini. È fisiologico. No, anzi, gli darò soddisfazione. Se posso, il movimento parte dal risultato delle elezioni amministrative. La sconfitta del centrodestra, che non è stata una sconfitta del PDL, ma anche della Lega, costringe la Lega a cercare dei terreni sui quali recuperare consenso e collegarsi con la propria base. Uno dei terreni è stato scelto è quello della questione morale e il rinnovamento della politica. Sono due punti sui quali effettivamente la Lega è avanti, perché è stata in grado non solo di portare avanti a livello centrale dei ministri di spessore come Maroni, ma anche e soprattutto di creare una classe dirigente periferica di tutto rispetto. Cota, Zaia non sono nati improvvisamente, sono effettivamente dei quarantenni che hanno dato grandi prove di governo sia a livello nazionale che a livello ormai regionale, quindi sono terreni sui quali oggettivamente la Lega è avanti. Dove secondo me ci ha rimesso le penne l'amico Papa è sul caso individuale, che secondo me Papa non meritava di andare in galera nella fattispecie, perché è una galera preventiva che è inammissibile in uno stato di diritto, ma non voglio entrare nel merito perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sì, ma quanto la Lega è avanti fino al punto secondo di strappare la mia opinione, con la maggioranza? Concludo, sono due terreni sui quali deve confrontarsi tutto il sistema politico. A me oggi fa ridere onestamente che il terzo polo, Confini, Casini e Rutelli, che sono in politica da 25 anni e che non hanno una professione al di là della politica, si riunisca a Roma per dare agli altri lezioni di rinnovamento e di innovazione della politica italiana. Sono i primi che dovrebbero farsi da parte, altro che Berlusconi, per favorire questo rinnovamento. Questo significa che noi siamo veramente in un cortocircuito. Se pigliamo lezioni di rinnovamento da chi sta in politica da 30 anni, ha fatto tutto quello che si poteva fare nella prima e seconda repubblica e oggi parla ancora come se fossero verginelle sacrificali. Allora il problema, e concludo, è questo: sia sulla questione rinnovamento, sia sulla questione morale, che deve essere affrontata dal centrodestra come dal centrosinistra, ma in termini seri, non giacobini, non di cedimento alla spinta populista della gente che vuole solo sangue. Ma io dico che il sangue dei gladiatori non ha impedito all'impero romano di cadere, non è quella la strada, bisogna essere seri. La Lega è avanti e il centrodestra, il PDL e il PD devono confrontarsi. Cioè, in sostanza, la Lega tirano un strappo. Ecco, Civati, posso chiudere con veramente 15 secondi. La nomina di Alfano è una risposta in questa direzione. Ora, da che dipende, secondo me, il recupero del raccordo fra la Lega e il PDL? Dalla capacità di Alfano di operare in queste direzioni. Se Alfano, come io mi auguro e noi lo sosteniamo in pieno, saprà affrontare questo doppio binario, questione morale, rinnovamento della politica, l'asse del centrodestra non si muoverà e credo che il centrodestra possa recuperare ampiamente i voti che ha perso in questo anno. Se invece Alfano sarà solo un'operazione di facciata, credo che la frattura fra Lega e PDL sarà inevitabile. Molto ma noi lavoriamo perché questa cosa succede. È chiarissimo il ragionamento di Pionati ed è anche interessante. Ti volevo sottoporre questo dubbio. Nel 1995, quando ci fu il ribaltone, Bossi e Maroni duellarono splendidamente. Bossi era sulla linea di far cadere il governo Berlusconi e convocò tutti i parlamentari uno a uno per mettere alla prova se erano d'accordo con lui o no. Maroni addirittura fece una riunione
di tutti i parlamentari che invece erano per difendere il governo Berlusconi, alla fine si capì, come dice Pionati, che era un gioco delle parti. Pionati queste cose le ha raccontate da cronista, perché Maroni ritornò sulla linea di Bossi bruciando gli altri. Allora la domanda che ti faccio è: pensi che ci sia, da avversario, osservatore della Lega, un gioco delle parti anche questa volta, e pensi che ci sia, come allora, un grassissimo dissenso della base che in qualche modo questo gioco delle parti riesce a identificare, a catalogare e a interpretare? Ma io ho l'impressione che ci sia un gioco delle parti che forse non riescono a controllare del tutto, però, questa volta, perché per la prima volta leggiamo le dichiarazioni dei sindaci, dei presidenti di regione, che prendono le distanze da Bossi, alcuni, altri in qualche modo da Maroni. Insomma, mi pare che il dibattito sia più pubblico e in qualche modo rischi di condannare la Lega a divisioni che finora non aveva conosciuto. Senta, pensavo avesse finito. Ho finito. Vi sento un po' male, scusate. Lo so, ci sono dei ritardi. Però è sintetico, è giovane. Allora, voglio sentire Salvini, perché prima, comunque, al di là di rispondere a Pionati, lei si soffermava sull'elemento dell'arresto, del sì all'arresto su Papa. Peraltro, aggiungo che Maroni ieri era rassicurato, ha detto il leader è Bossi, appunto, il governo, non ci saranno conseguenze dopo questo voto. Però il problema con la Lega non è solo Papa. In questi giorni c'è stato lo scontro con il PDL sul decreto rifiuti, sul rifinanziamento delle missioni militari all'estero, per cui proprio qui da noi il viceministro Castelli ha detto di essere disposto ad uscire dal governo. Adesso tra l'altro c'è una notizia che Calderoli dice che la Lega voterà il decreto legge, perché sono stati raggiunti i nostri obiettivi proprio sul rifinanziamento delle missioni militari. Però anche oggi scontro sulla bozza di riforma costituzionale sempre di Calderoli, che doveva tagliare i costi della politica. Quanto davvero voi siete vicini e quanto lontani in questo momento al PDL? Ma guardi, quello col PDL è un matrimonio di interesse. È un evidente matrimonio di interesse. È numero uno. Su un programma, sono chiaro, voglio dire. Ma no, a me Berlusconi, da presidente del Milan, ha regalato tutto quello che potevo sognare nella vita. Da presidente del Consiglio deve guadagnarsi la mia fiducia, la fiducia della Lega, giorno per giorno, non in base alla simpatia o alle battute, ma in base a quello che si fa. I rifiuti, abbiamo detto no un anno fa, abbiamo detto no due anni fa, diciamo no quest'anno. Sulla missione in Libia, non ritenevamo fosse cosa intelligente allora, continuiamo a ritenere non sia cosa intelligente oggi. Se c'è un taglio di qualche centinaio di milioni di euro e il ritiro di un migliaio di soldati, è già qualcosa. Non sempre riusciamo a portare a casa tutto quello che vogliamo. Quanto è saldo il rapporto col PDL? Sta a Berlusconi e al governo stabilirlo. In questa manovra economica ci sono alcuni passaggi che ci soddisfano, altri no. Ad esempio, per quanto riguarda la funzione di Equitalia e Agenzia delle Entrate, che spesso fungono da rovina famiglie, rovina aziende, bisogna cambiare registro, altrimenti non si va lontano. Quindi dipende da Berlusconi. Quindi decreto rifiuti, se messe davanti la riforma della giustizia. Visto che il programma è in diretta e arrivano continuamente aggiornamenti, c'è questa agenzia che sicuramente la interesserà, Calderoli, la Lega voterà il decreto legge perché sono stati raggiunti i nostri obiettivi. Ma proprio due sere fa Castelli, in questa stessa trasmissione, ha detto: io neanche per niente voterò questa missione, e se me lo dovessero chiedere perché considero incompatibile la mia posizione, io mi dimetto, perché è una spesa dei soldi ed è un dramma umanitario. Allora le chiedo, questa misura di Castelli, che fra l'altro ha prodotto lo spostamento del voto, lei la sente come un gesto estremo e personale o ne condivide la radicalità? Perché le motivazioni che ci ha detto sembrano vicine. No, apprezzo, stimo la coerenza di Castelli. C'è lealtà al partito su tutto, in Lega c'è discussione pubblica, se uno accende Radio Padania dalla mattina alla sera si dibatte su tutto, tranne che sul federalismo e sulla Padania, poi sul resto in Lega la si pensa in maniera diversa, sul nucleare, sull'aborto, sull'eutanasia, sul divorzio e sulle missioni di pace o di guerra. Quindi Castelli penso che non voterà, il Movimento Lega Nord penso che voterà, visto che si è tagliato qualche centinaio di milioni di euro per le guerre in giro per il mondo e si ritirano un po' di soldati. Detto questo, se Berlusconi metterà la riforma del fisco davanti a tutto, perché l'emergenza dell'Italia è il lavoro,
è il lavoro e sono i soldi. E la riforma della giustizia, magari invece che al primo posto, scala al terzo, al quarto, al quinto, il governo va avanti. La riforma che si è discussa oggi in Consiglio dei Ministri, il dimezzamento dei parlamentari, il Senato federale, l'abolizione dei senatori a vita. Questo farebbe funzionare meglio il paese, a prescindere dalla Lega. Non sono, diciamo, i ministeri a nord che pure dovrebbero aprire domani, l'aveva annunciato Calderoli, merce di scambio per ricompartarvi col Popolo della Libertà. Vedo già che Civati ride. Quello è un simbolo. Nord, pur essendo di Monza. Quello semmai è un simbolo. No, stavo pensando una cosa che... Dica, Civati. Ma insomma, il matrimonio di interesse tra la Lega e Berlusconi è arrivato alle nozze d'argento, diciamo. Quindi questo tentativo della Lega di smarcarsi da Berlusconi mi pare un po' tardivo, non lo so dove li porterà, comunque è una mia considerazione. Per quanto riguarda i ministeri, sono due stanzette in una ala laterale della Villa Reale di Monza, non so se l'obiettivo è centrato, quello di Pontida. Senta, invece, lo dicevo all'inizio, voi per tre giorni fino a domenica siete appunto riuniti in campeggio in provincia di Reggio Emilia in questa manifestazione che si chiama il campeggio per il cambiamento, no? Innanzitutto perché? Perché io lo dicevo all'inizio, niente meno che in campeggio, perché in campeggio perché giovane. No, in campeggio giovane. Perché è economico e perché costa fa un po' rivolta anni 70, che ecco. È una cosa che non ci siete dispiace riscoprire. E ci verrà a Bersani in canadese, sì, visto che l'avete invitato. C'è Rita. Noi l'abbiamo invitato, però questa volta non verrà, credo. Mi dispiace però, perché era l'occasione per confrontarsi con una rete di persone molto aperta e molto disponibile. Vivace, sento dire, giusto? Sì, sì. Cosa volevate proporgli? Ci sono le primarie per i parlamentari, avete detto, no? A Bersani anche Vendola sì, di Pietro l'avete invitato. Esatto, infatti avevamo invitato tutti e tre perché vorremmo che si incontrassero tra loro, diciamo, che si parlassero in pubblico e che costruissero il centro-sinistra insieme all'elettorato che tanto aspetta questo momento. E poi sì, le primarie per i parlamentari sono decisive, se rimarrà il Porcellum, per scegliere chi mandare in Parlamento, sceglierlo come si fa con i sindaci e fare in modo che le persone possano scegliere davvero, perché in questo momento è vietato con il Porcellum farlo. Senta Civati, prima di dare la parola a Pionati, perché immagino che commenterà anche lui questa riflessione, in queste ore il PD sembra colpito da una raffica di provvedimenti difficili. Oggi Libero ha riassunto addirittura, ecco, vedi, dall'inizio dell'anno, mani con un titolo brutale, Le mani sporche del PD, ha riassunto un alfabeto di 400 diverse vicende giudiziarie e soprattutto ci sono due casi eclatanti. Quello del responsabile dei trasporti aerei che è stato inquisito e poi ha patteggiato, e soprattutto quello di Penati. Allora, visto che lei ha svolto la sua attività politica a Milano e Penati lo conosce bene, metterebbe la mano sul fuoco su di lui? E che valutazione dà di questi episodi? Una galassia di cose scollegate o ha ragione Libero a metterci un po' di malizia? Ma guardi, rispetto all'episodio di Penati devo dire che sono momenti molto delicati, perché stiamo cercando di capire anche noi di che cosa si tratta, quali sono le circostanze che sono rimproverate e imputate a Penati e insomma di che cosa stiamo parlando, perché in questo momento le informazioni sono ancora parziali. Quello che è stato chiesto, e Penati ha subito raccolto l'invito, è un'autosospensione dall'incarico regionale in attesa di valutazioni più approfondite. Un atteggiamento, come dire, molto sobrio ma anche molto preciso, insomma. Ma questo sì, ma io l'ho chiesto, lei si fida o no? Lei ci metterebbe la mano sul fuoco o no? Perché è un po' preoccupante che non c'è uno del PD che abbia detto sì, io sono sicuro che Penati è innocente e sono sicuro che sarà assolto. Anche come fai con quelle carte? Come fai? No, l'abbiamo anche detto. Bene. Io ad esempio ritengo che sia un bene che decidessero il tribunale e i magistrati se ci sono dei reati. Quindi, il giorno dopo mettere le mani sul fuoco in questo il giorno paese dopo aver mandato in galera Papa. Se qualcuno, diciamo, del PD giura di mettere le mani sul fuoco su Penati è da visita neurologica, insomma. Vabbè, oddio, no, sentiamo, adesso non sentiamo che cosa dice Civati. No, però scusatemi, io sento davvero con un filo di ritorno. Dal punto di vista politico noi abbiamo espresso fiducia nella magistratura e nelle possibilità che Penati ha di dimostrare ovviamente la sua innocenza. Certo. Dal punto di vista però giudiziario vorrei davvero che si
ci fossero i magistrati e gli avvocati difensori di Filippo Penati, altrimenti veramente facciamo un pasticcio da cui non usciamo più nessuno di noi, perché, certo. Perché poi i guai ci sono un po' dappertutto. E allora certo, però vale per tutti, allora vale pure per Papa, allora vale per tutti quanti, perché per alcuni dovrebbe valere e per altri no? Solo per quelli del proprio partito, Civati, no, su no, questo lei vale è rottamatore, deve dare una risposta chiara e poi sentiamo più rapido. No, Civati vale per quello tutti? Che, no, però attenzione, quello che mi pare di poter dire però è che le valutazioni sulla vicenda di Penati sono davvero iniziali e non è detto che questa sia il punto d'arrivo della valutazione che il Partito Democratico farà. Vedremo cosa succede e prenderemo una posizione politica alla luce degli sviluppi che ci sono. Non mi pare che sia paragonabile lo stato delle cose nella vicenda Papa Tedesco o nella vicenda Penati, altrimenti veramente facciamo di tutto un'erba un fascio e facciamo fatica a distinguere anche le situazioni. Aggiungo che nell'inchiesta si parla comunque di un fiume di tangenti e un imprenditore coinvolto accusa il partito di Penati, cito, di averlo spremuto come un limone, quindi insomma le accuse sono piuttosto pesanti, ma visto che oggi Repubblica tra l'altro ha fatto un'inchiesta verificando che sono ben 84 i parlamentari di tutte le forze politiche che hanno pendenze con la giustizia e tra questi Penati c'è anche il vostro ministro Romano, per il quale in questi giorni è stato chiesto rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Non dovrebbe fare un passo indietro secondo lei? Io credo su Romano di aver parlato anche troppo, quindi lasciamo la sua scelta. No, ma i nostri ascoltatori non lo sanno più, almeno la sintesi, no, nel senso che Romano deve scegliere il comportamento più adatto a tutelarsi. Io credo che sia suo interesse e nostro dimostrare la propria estraneità ai fatti. Come farlo, se da ministro o da non ministro, è una scelta che lasciamo alla sua persona e che noi sosterremo in ogni caso, qualunque essa sia. Quindi, ma lei cosa preferirebbe? Secondo lei si può difendere meglio da ministro o da non ministro? Guardi, io personalmente penso che dovrebbe fare un passo indietro. Io personalmente credo che la vicenda è una vicenda molto pesante sul piano individuale e quindi che debba essere lui a scegliere, cioè che come con Papa, quando si toccano delle sfere così profonde e così individuali, nessuno deve farsi maestro e dare lezioni o indicare strade. Io penso che lui debba riflettere bene dovrebbe dimettersi. Salvini, molto importante capire come procederà adesso non la Lega. Questo, lei oggi ha parlato, ha detto cose molto chiare, a questo punto le chiedo, visto che sul caso milanese sono usciti molti elementi che possono permettere di formarsi un'idea in un senso o nell'altro, secondo lei quello che è uscito fuori, quello che lei ha letto e valutato, è tale da produrre la possibilità che la Lega voti anche questa autorizzazione all'arresto? Guardi, io so quello che ho letto sui giornali come tutti gli altri telespettatori. Sicuramente dal nostro punto di vista, se c'erano elementi per concedere l'arresto per l'onorevole Papa, se ci saranno altre richieste per altri tipi di arresto suffragate dei fatti, noi non cambieremo atteggiamento a differenza di qualcun altro. Potreste votare c'è di il titolo nuovo, qui, sì. Pionati, c'è il titolo qui. Cioè la Lega è pronta a votare anche per me. È quello che avevo detto Salvini, all'inizio. Cioè anche che la questione come vede morale, Tremonti però in tutto questo, perché lo si dava molto più vicino alla Lega. In una fase come questa, più vicino alla Lega o più vicino al Popolo della Libertà? Era così, Tremonti. O a nessuno dei due, si è rotto il legame con la Lega, si è logorato molto. No, Tremonti è un buon ministro delle finanze, è valtellinese, quindi è un corregionale. Detto questo, non è un uomo della Lega, è più vicino alla Lega di altri, però la Lega risponde dei suoi uomini e delle sue donne e fortunatamente questo tipo di problemi noi non ce l'abbiamo. Civati, abbiamo superato Filippo Penati, però le devo chiedere di Tedesco, perché Tedesco si è autosospeso dal Partito Democratico nonostante il no all'arresto. Su questo mi deve dire un sì o no, dovrebbe dimettersi oppure no? Occhio che oggi ha bastonato pesante contro la Bindi e contro la Serracchiani, che hanno detto che doveva dimettersi. Ma secondo me, alla luce della vicenda del suo del voto del Senato, dovrebbe dimettersi, sì. A questo punto sarebbe un gesto di grande stile, di grande sostanza politica. E vai, dicono. Bravo, Civati. Vedo un Salvini dice Pionati, vai, Pionati pure, da però, politico vuole, e sì, da cronista che sta seguendo il racconto di questo fine stagione. Che succede se viene autorizzato l'arresto di Milanese?
La maggioranza tiene? Sì, sicuramente, sicuramente sì. Credo che non sia questo il problema. Il problema è che io lo sto dicendo da due anni, nel piccolo della mia persona e del mio partito, questi problemi andrebbero anticipati. La lezione di Tangentopoli è che se si aspetta si viene travolti. L'unica modo per evitare di essere travolti è anticipare i problemi e risolverli a monte. Questa è la vera scommessa sulla quale anche la Lega deve fare la propria parte. Però rideva Salvini, sì. Perché? No, Salvini, perché sorrideva Salvini mentre Pionati diceva o si viene travolti? No, no, ma noi facciamo la nostra parte per quello che c'è nel programma elettorale, quindi la nostra parte la facciamo sul federalismo. Degli arresti di parlamentari nel programma non c'era. Sì, ma non fatevi maestri, perché poi potrebbe uscire anche qualche vostro amministratore con le mani. Voglio dire, in questi campi, secondo me, mai fare le... Ne riparleremo. Ecco, Nenni diceva, c'è sempre un puro, più puro che ti è pura. Se cominciamo questa girandola, finiamo con le... Questo è stato l'errore che avete fatto su Papa. Vabbè, sulle vicende al nord, mai farsi maestri, mai farsi maestri. Chi la fa l'aspetti, dice rappresentante locale della Lega. Comunque, chiudiamo qui, non abbiamo più tempo. Grazie ai nostri ospiti in collegamento in studio, grazie a tutti voi, noi ci vediamo come sempre lunedì sera con Antonio Di Pietro che torna a trovarci qui in onda. A lunedì.